Pensioni scuola dal 1 settembre 2023. Requisiti. Dal 1 settembre 2023 potranno andare in pensione i lavoratori in possesso dei requisiti indicati nella tabella allegata alla nota 31924 dell'8 settembre 2022. La domanda deve essere trasmessa entro il 21 ottobre 2022 da tutto il personale scolastico, ad eccetto dei dirigenti scolastici che la presentano entro il 28 febbraio 2023. Pensione di vecchiaia, articolo 24, commi 6 e 7, legge 214 del 2011. Requisiti anagrafici, d'ufficio 67 anni al 31 agosto 2023, a domanda 67 anni al 31 dicembre 2023. Requisiti contributivi, anzianità contributiva minima di 20 anni. Pensione di vecchiaia, articolo 1, commi da 147 a 153, legge 205 del 2017. Requisiti anagrafici, a domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2023. Requisiti contributivi, anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2023. Pensione anticipata. Requisiti contributivi donne, anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi da maturare entro il 31 dicembre 2023. Requisiti contributivi uomini, anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi da maturare entro il 31 dicembre 2023. Opzione donna. Requisiti anagrafici 58 anni maturati al 31 dicembre 2021. Requisiti contributivi anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021. Quota 100. Requisiti anagrafici 62 anni entro il 31 dicembre 2021, requisiti contributivi, anzianità contributiva minima di 38 anni maturata entro il 31 dicembre 2021. Quota 102. Requisiti anagrafici 64 anni entro il 31 dicembre 2022, requisiti contributivi, anzianità contributiva minima di 38 anni da maturare entro il 31 dicembre 2022. Trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Nel 2023 permarranno in servizio i soli soggetti che, avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2023, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite Polis. APE sociale e pensione anticipata per lavoratori precoci. Una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, gli interessati dovranno presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2023.